Allora riprendiamo con l'appello, grazie. Aiosa, Antonioli, assente. Senti. Boccia, presente. Caponi, presente. Chittò, assente. Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, assente. Franciosi, Gianvecchio, presente. La Miranda, presente. Landucci, presente. Nossa, Pastorino, Pavan, non c'era, Lanzoni, scusi, forse Lanzoni, sì, sì. perché qui non esco, ok. Bennasi, Pietra, Rivolta, assente, Romagnello, Presente. Teormino, presente, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Quindi 5, 20 Sì, sono cinque, presidenti. sì. Grazie. Al presidente, signore. Perché Allora la sono prima il presidente ha detto di dare a me. 20 consiglieri presenti e 5 assenti. Riprendiamo la seduta. Quindi darei la parola al consigliere Capone per illustrare la mozione Grazie modificata. Presidente, quindi la mozione viene emendata nel seguente modo: impegna il sindaco e la giunta ad effettuare monitoraggio acustico per ridurre il rumore al fine di salvaguardare e assicurare a tutti la giusta igiene ambientale. E viene tolto l'ultimo capoverso. Grazie, allora andiamo con la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi e la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto di astensione. Grazie, Sinistra, Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Gruppo Grazie, noi saremo favorevoli. Astenuto. Misto, la consigliera Landucci. Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Sì, grazie Presidente. Allora, io volevo fare un discorso che partiva un po' da lontano. Allora, questa è la nazione dove ci sono più feste di paese, concerti e quant'altro, comunque all'aria aperta d'Europa. Non si è mai analizzato fino a un certo punto il problema dei decibel. Poi in un certo momento, che è quantificabile non so se vi ricordate, nel concerto dei Pink Floyd a Venezia nel 1989. Da lì in poi è arrivata questa fobia dei decibel in tutti i comuni dove c'erano appunto tutte queste manifestazioni. Sono d'accordo anch'io che se togliamo la musica da questa città anche d'estate non rimane più nulla. Quindi, se il problema è la sorgente del suono, spostiamo le casse, analizzate la situazione e vedete cosa fare. Se poi bisogna andare oltre, si valuterà. Però, davanti a una fobia nazionale che in questo momento dilaga, perché basta vedere cosa succede nel quartiere di San Siro a Milano, io dico se rimaniamo indietro e perdiamo tutti questi passaggi anche dell'aria aperta, di quello che si fa all'aria aperta d'estate, poi diventiamo una città dove per forza di cose, soprattutto i giovani, devono uscire. E io non mi auguro questo, quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Sì, è favorevole. Grazie consigliere Cremonesi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Io personalmente astenuto, poi forse il consigliere Di Stefano vota diversamente. Sì, andiamo avanti con il gruppo verso sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente. In realtà la mozione così come è stata riformulata prevede semplicemente quello che tutti gli anni il Comune già fa, quindi il nostro voto è di astensione. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Tremolato, prego. Sì, grazie.
Allora, come emendata, come appunto ha detto adesso il consigliere De Noia, è quello che di fatto l'amministrazione sta già facendo. Se qui si vuole rafforzare il concetto che l'amministrazione effettua un monitoraggio per contenere i rumori al di sotto di quello che la normativa prevede, noi non possiamo che essere favorevoli a questa cosa, nel senso che già lo facciamo. E in questo senso tutelare anche i diritti di queste persone che abitano vicino. Ci tengo però a sottolineare, come già fatto negli interventi, che effettivamente la realtà del Carro Ponto ha una valenza sociale, culturale, di una rilevanza che va anche al di là della città di Sesto San Giovanni e che ha un'importanza che non può prevaricare i diritti delle persone che giustamente richiedono che siano rispettati i limiti di legge, ma che ovviamente ci vede molto attenti a questa realtà culturale e sociale e quindi arriveremo solamente ad approvare questa mozione come è stata emendata, cioè per effettuare questi monitoraggi per tenere sotto controllo che la situazione sia contenuta nei termini di legge. Per questo siamo favorevoli, grazie. Grazie consigliere Tremolada. Chiesto la parola il consigliere. Sì, grazie presidente. Giusto per dire che il mio voto sarà favorevole alla mozione. Grazie. Grazie. Quindi andiamo, metto in votazione la mozione numero 5 presentata dal gruppo Sesto nel Cuore, così come è stata modificata. Inizio votazione, prego. Fine votazione, consiglieri presenti al voto 19, contrari 1, astenuti 7, favorevoli 11. Il consiglio approva. Favorevole. 12. Va bene. Visto l'orario, non c'è più tempo ad andare fino alla mezzanotte. Grazie a tutti, la seduta è tolta. Buonanotte.